Bentornati ragazzi, ripartiamo con un'altra lavorazione non convenzionale. È bene sapere che i costruttori avvitano il sandwich del tetto che è stato preformato o comunque che è costruito in modo da essere flessibile al punto da poter seguire senza problema la sagoma della fiancata. Nel nostro caso abbiamo lavorato invece un listello, nella puntata precedente, affinché potesse essere curvabile. Adesso desidero incollarlo e voglio farlo con una colla che odio cordialmente, perché è troppo liquida e gocciola moltissimo, ma che ha un'altissima tenuta strutturale. Essendo questo un collante per legno, ha bisogno di essere assorbito dalle fibre dello stesso e per questo metto a nudo, eliminando con la levigatrice, il sottile strato di PVC che ricopre il pannello di compensato di pioppo. Ecco il listello, e lo ripeto ancora, questo è stato lavorato per poter essere curvato. L'interasse dei fori, delle viti, è così stretto affinché io possa garantire la tenuta della sua curvatura ogni 10 cm circa. Diciamo che tra le viti e la colla la solidità della giunzione sarà assicurata. Ed eccomi ad usare la colla di cui mi lamentavo poc'anzi. La distribuisco sul listello che andrò a posizionare con un morsetto e considero già lo spessore del pannello in compensato che aggiungerò alla fine. Pertanto sto usando questa striscia sottile per definire esattamente la sua posizione di fissaggio. Per evitare che la colla gocciolando arrivi ovunque, uso una striscia di nastro che la blocchi nella sua discesa. Provvedo al fissaggio anche di questo fino ad aver completato la curva superiore della mansarda. Ed eccomi nuovamente a calibrare diversi listelli per avanzare nella costruzione dell'intelaiatura. Listello dopo listello lo monto calibrando esattamente la lunghezza in modo da mantenere invariata la larghezza del tetto, che come potete immaginare in alcuni punti deve essere leggermente forzata perché le fiancate senza il legame del tetto tendono a stringersi. Una volta completato l'assieme con la perlina sotto ed il foglio di compensato sopra, tutto risulterà perfetto. Sto usando una sega giapponese che si chiama Ryoba ed è un vero piacere da utilizzare per la sua precisione e per l'affilatura dei suoi denti. La trovate agevolmente su Amazon con dei costi attorno ai 25 euro. Ecco ancora un listello ben incollato e ben graffato,
tutti equidistanti. Ora, i moduli posizionati hanno bisogno di essere calibrati affinché non ci siano asperità o protusioni che verranno incontrate dal foglio di vetroresina che andremo a posare sopra la struttura. È un lavoro lungo e tedioso, ma vi assicuro che una volta ultimato vi restituirà un buon grado di soddisfazione. Ed ecco che stiamo pareggiando perfettamente il modulo superiore e il fianco. Laddove i moduli diversi si sono incontrati e c'era una leggera differenza di angolo per il variare della sagoma del fianco, ho inserito un foglio di compensato riempiendo con colla per legno a base di resina lifatica, che a differenza della polivinilica garantirà una buona rigidità e una robustezza dell'assieme. In questo caso mi porto avanti rimuovendo anche ciò che esce con il taglierino. Sto lavorando sui moduli che avevo preparato sui cavalletti. Devo ancora arrivare alla struttura del tetto che è stata posta già in opera laddove aggiungerò più avanti l'isolante. Continuo ora con la perlinatura. Devo sottolineare che le perline vengono installate non solo con groppini, che sono i chiodini che spara la mia pistola, ma anche con colla lungo tutta la lunghezza e anche tra maschio e femmina. Il risultato finale deve essere assolutamente robusto e calpestabile. Questa modalità di posa è voluta proprio perché in prossimità della mansarda abbiamo la larghezza maggiore del tetto senza alcun sostegno inferiore da parte dei mobili, come ad esempio le pareti del bagno o la parete dell'armadio o le spalle della mansarda. Laddove incontro un listello superiore, incollo anche questo e lo tengo in pressione con dei morsetti. E facendosi quasi buio, indica chiaramente che la giornata sta per volgere al termine e che pertanto abbiamo finito e ci rivediamo alla prossima puntata. Ciao ciao!